Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi è la festa di Sant'Antonio di Padova. In questa tredicina abbiamo meditato sulla vita e sugli insegnamenti di questo grande santo. Oggi concludiamo con un argomento molto bello, la devozione mariana di Sant'Antonio. Sant'Antonio scrisse parole sublimi sulla Madonna. E oggi prendiamo spunto da alcune di queste frasi per la nostra meditazione. Prima di tutto Sant'Antonio vede in lei un modello di umiltà. Quando l'Arcangelo Gabriele portò l'annuncio a Maria, disse Ti saluto piena di grazia il Signore è con te. A queste parole la Madonna si turbò. Per quale motivo Sant'Antonio così spiega? All'annunzio dell'angelo, Maria si turbò, si turbò perché si sentiva attribuire delle qualità che non le pareva minimamente di possedere. Rara virtù che un'evidente santità resti nascosta unicamente a chi ne è rivestito. La Madonna è veramente la piena di grazia, il cumulo delle grazie, e lei nella sua umiltà nemmeno lo sospettava. Sant'Antonio arriva a scrivere che Maria è il paradiso di Dio. Ecco le sue parole. Il Signore aveva creato il paradiso terrestre e vi pose l'uomo perché vi lavorasse e lo custodisse. Purtroppo Adamo malamente lo lavorò e malamente lo custodì. Fu quindi necessario che Dio creasse un altro paradiso di gran lunga più bello: la Madonna. In questo secondo paradiso fu posto il nuovo Adamo, Gesù, che vi compì opere grandi e lo custodì conservandolo incontaminato. Sant'Antonio paragona la Madonna a una stella. Alla stella del mare che guida il nostro cammino verso il paradiso. Così scrive in un suo sermone. E il nome della vergine era Maria. Nome dolce, nome delizioso, nome che conforta il peccatore, nome che infonde la beata speranza. Chi è Maria se non la stella del mare, cioè la via luminosa che guida il porto. Coloro che sono ancora in balia dei flutti dell'amarezza? Nome amato dagli angeli, terribile per i demoni, salutare per i peccatori, soave per i giusti. E così dice a tutti i peccatori: Rifugiati presso di lei, o oh peccatore, una torre inespugnabile è il nome della Madonna. Presso di lei si rifugi il peccatore e sarà salvato. Nome dolce, nome che conforta il peccatore, nome di beata speranza. Signora, il tuo nome è anelito dell'anima. Il nome di Maria è giubilo al cuore, miele alla bocca, melodia all'orecchio. Sant'Antonio ci insegna a rifugiarci in Maria, a ricorrere a lei, a invocare il suo aiuto soprattutto per il nostro passaggio all'aldilà. È quello il momento più delicato, il momento nel quale si decide la nostra eternità, il momento nel quale tutto l'inferno sferra i suoi attacchi più forti. In quel momento la Madonna sarà il nostro conforto e la nostra salvezza. Sant'Antonio così scrive. Ti preghiamo dunque o oh nostra signora, o oh nostra speranza, tu che sei la stella del mare, brilla su di noi sbattuti dalle tempeste di questo mare del mondo e guidaci al porto. Nel momento del nostro passaggio difendici con la tua presenza consolatrice, affinché senza timore possiamo uscire dal carcere del corpo e meritiamo di salire lieti al gaudio infinito. Ce lo conceda colui che hai portato nel tuo grembo benedetto e che hai allattato, a lui sia onore e gloria nei secoli eterni. Anche se siamo atterriti dal ricordo dei nostri numerosi e gravi peccati, ricorriamo alla Madonna, ella non disprezzerà la nostra supplica. Sant'Antonio così anima e incoraggia il peccatore. La misericordia del Signore ci ha dato il nome di Maria come rifugio di misericordia. Presso di lei si rifugi il peccatore e sarà salvato. Nome dolce, nome che conforta il peccatore, nome di beata speranza. Senza la Madonna noi siamo come ciechi in balia della tempesta la Madonna è la nostra luce la nostra guida verso l'eternità così insegna Sant'Antonio Maria è la stella del mare se non risplende su di te questa stella sei un cieco che va avanti a tentoni la tua navicella è sconquassata dalla burrasca e tu finisci col naufragare in mezzo ai flutti. Se è salvezza per il peccatore, la Madonna è la bellezza delle anime pure, di tutte quelle anime che si vogliono impegnare nel cammino della santità. Sant'Antonio ci dà un grande insegnamento. C'è un unico modo per essere virtuosi. O perlomeno vi è un modo sublime, facilissimo per essere virtuosi, una via soave per giungere alla santità, e questa via soave è quella di essere inabitati dalla Madonna. La Madonna, in poche parole, deve prendere dimore in noi, deve entrare nella nostra casa, nella nostra anima, nel nostro cuore, allora fioriranno le virtù. Così infatti scrive Sant'Antonio. L'anima in cui Maria prende dimora è tutta piena d'ogni fragranza di virtù, da lei emana profumo di umiltà e di castità, da lei infatti è nato Gesù Cristo che tutto il mondo riempie di odore soave. Fioriranno le sue virtù in noi e la nostra anima ne resterà tutta profumata di paradiso. In una preghiera rivolta alla Madonna, Sant'Antonio così pregava Ti preghiamo, nostra Signora, di ornarci con le pietre preziose delle tue virtù. Ma se in noi non dimora la Madonna, allora tutto diventa più difficile, e per molti le difficoltà saranno insormontabili. Preghiamo la Madonna che prenda dimora nel nostro cuore, e che non se ne allontani mai. Terminiamo ora con una preghiera alla Madonna composta da Sant'Antonio e con la supplica. Signora nostra, unica speranza nostra, ti supplichiamo di illuminare le nostre menti con lo splendore della tua grazia, di purificarci con il candore della tua purezza, di scaldarci con il calore della tua visita, e di riconciliarci con il Figlio tuo, perché possiamo meritare di giungere allo splendore della sua gloria, con il suo aiuto, lui che con l'annuncio dell'angelo assunse da te la gloriosa carne e volle abitare per nove mesi nel tuo grembo, a lui l'onore e la gloria per i secoli eterni. Amen. O gloriosissimo Sant'Antonio, mio potente avvocato presso il trono dell'Altissimo, a te fiducioso ricorro nelle mie presenti necessità e spero d'essere esaudito. Tu sai le mie angustie, conosci i miei bisogni, vedi le afflizioni, ma vedi pure la fiducia che in te ho riposta. O Santo amabilissimo, Sollecito consolatore degli afflitti e generoso ed argitore di grazie senza numero, vieni in mio aiuto e ottienimi da Gesù quello che con le lacrime agli occhi fiduciosamente ti chiedo. O Santo Misericordioso, non volere disprezzare la mia umile supplica, ma accettala ed esaudiscila. Mi abbandono quindi interamente nelle tue braccia, Sicuro del tuo conforto e aiuto. Amen. E per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Giuseppe e di Sant'Antonio, vi benedica e vi custodisca il Signore onnipotente e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Giuseppe e Maria.